Mi ha multata e fatta scendere perché avevo il biglietto del treno successivo. Mi sono sentita male, ma lui ha continuato a inveire contro di me. Lo sfogo di Elisa, donna diabetica che frequenta un master in veterinaria, che l'altro giorno è salita su un treno regionale insieme al suo cane Jack, da cui è inseparabile anche per motivi di salute. La donna ha sbagliato treno nella stazione di Teramo, ha preso quello precedente che era in forte ritardo. È stato questo a farla confondere. Appena salita sul vagone, un controllore residente in Valle Peligna l'ha fermata, chiedendole di mostrare il biglietto acquistato online, ma a quel punto, stando a suo racconto, sarebbe stata aggredita verbalmente dal controllore, che le avrebbe fatto presente di essere salita sul treno sbagliato, con fare poco delicato e con il cane che non era in regola. In realtà il cane era allerta di una possibile crisi ipoglicemica. Tuttavia il controllore Peligno, sempre secondo quanto riferito dalla donna, non avrebbe neppure dato uno sguardo alla documentazione, anzi, dopo aver chiesto i documenti, avrebbe predisposto il verbale. La stessa si è sentita male, è stata fatta scendere, si è agitata. Chiesto il biglietto, io gliel'ho obliterato davanti agli occhi perché ho fatto il check-in online. E, premetto, io sono invalida all'80% per diabete di tipo 1 e per una retinopatia diabetica, quindi ho anche difficoltà visive. Questo signore, non so se chiamarlo signore, è rimasto lì perché voleva proprio vedere che il biglietto fosse obliterato. Io gliel'ho obliterato davanti agli occhi, lui l'ha guardato e ha detto: no, questo non va bene perché questo è quello del treno dopo. E dico: scusi, ma io gliel'ho chiesto più volte se questo fosse il treno corretto e lei mi aveva detto di sì. Sì, ma questo non è il treno, lei doveva prendere il treno successivo. Anzi, mi ha dato del tu, ma non c'è nessun problema. In più mi ha chiesto se avevo anche il biglietto per il cane. Dico: no, per il cane no, il cane è un cane allerta medica, è un cane allerta diabete. Io ho il sensore e ho il microinfusore appoggiato alla pancia, che è molto ben visibile, e sono diabetica perché ho grandi crisi ipo-iperglicemiche. Niente, questo biglietto non va bene, le devo fare la multa. Vuole la multa, vuole il verbale. Io ero in quel momento con una glicemia pari a 43, infatti Jack mi stava segnalando, toccandomi sulla gamba come fa lui, cioè mi toccava con la zampa sulla gamba per segnalarmi appunto che la glicemia era bassa. E lui ha voluto procedere a scrivere sul suo computerino.